Ciao Giorgio. Via. Ciao Giorgio, come va? Ciao anche a te. Allora, abbiamo preannunciamo ai nostri amici che abbiamo fatto una fondamentale denuncia questa mattina. Questa bene. Denuncia è stata illustrata in un video. Questo video verrà pubblicato da Alba Mediterranea e poi verrà immesso in Accademia della Libertà. È bene che i nostri concittadini, che sono spesso, troppo spesso, degli ignavi, a dir poco, si rendano conto in che ambito di assoluta illegalità, ma illegalità non generica, illegalità rispetto alle norme vigenti, si muove questo paese. Va bene? Sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo con te. E poi lo faremo, poi faremo vedere tutto quello che dovremo far vedere. L'illegalità è ormai è una vergogna qui in Italia. Questa è una cosa che comunque noi dobbiamo dire adesso. Certo. A noi vengono portate via delle tasse che rappresentano la distruzione dell'attività economica, commerciale e produttiva di questo paese. Sì, sì, è vero. In nome di nulla. Perché non c'è stata nessuna autorizzazione da parte del popolo italiano agli accordi che hanno dato origine al rapporto tra quello che resta dello Stato italiano nei confronti con la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, poi diremo, perché veramente dobbiamo dire che Orazio Ferniani riesce ad arrivare a cogliere certi elementi che... Oh, siamo 70 milioni, non ci ha mai pensato nessuno, meno loro signori che sanno tutto quello che fanno, però sì. Sono loro signori, certo. Una masnada di masnadieri delinquenti a um che fanno tutto quello che devono fare. Basti pensare che in Italia non è stato messo in atto un referendum da parte che doveva riscontrare la risposta dei cittadini nei confronti di questi accordi. Sì. Anche vero. Tenendo conto che in tutti gli altri paesi i cittadini hanno risposto picche, hanno detto no, che poi la classe dirigente composta da loro signori ne abbia fatto strame non significa nulla, fatto che i cittadini dell'Unione Europea non hanno accettato queste regole impositive. E ricordiamo bene, soprattutto l'Irlanda, la Francia... E mi pare il Belgio o questi paesi, la Danimarca o quant'altro. Quindi, allora, a noi portano via con le tasse soldi che potrebbero essere utili per essere ripartiti nell'interesse dei concittadini a nome di nulla, perché loro non sono stati mai autorizzati a farlo. Sì. Il debito pubblico, il debito che lo Stato, che questa parvenza di Stato contrae nei confronti della Banca Centrale Europea, oltre a essere idiota e delinquenziale, è nullo dal punto di vista giuridico, capito? Certo. Con questo abbiamo chiuso. E siccome adesso dovremmo riprendere il discorso relativo a Garibaldi, sì, ne approfittiamo per far vedere alcune cose. Una è questa. Un attimo. Voglio vedere la costruzione delle... Ah, bello, 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 bellissimo. Perché non si può parlare di Garibaldi senza parlare della Costituzione della Repubblica Romana. Certamente. Per avere un quadro esaustivo sulla questione, è molto importante questo aureo libretto. La reggenza di Carnaro, sì, Giovanni Luigi Manco, ottimo autore, ottimo storico, tra l'altro. Allora, che illustra una continuità diretta e ideale tra la Costituzione della Repubblica Romana e la Costituzione della Reggenza del Carnaro. Beh sì, c'è un collegamento fra di loro. C'è un collegamento strettissimo. Sì, molto allora, stretto, io certo. Vorrei, iniziando a parlare di questa cosa, ecco qui... La questa è una vera della Costituzione. Romana 1849. Mm-hmm. Ma penso che si trovi anche in rete questa Costituzione, giusto? Si trova tutto. L'importante è che noi oggi ne consigliamo la lettura ai Ma nostri amici. Certamente.
ripeto, come abbiamo detto ieri, quando Vigini presentò a Mussolini una bozza di Costituzione della Repubblica Sociale Italiana, sì, esatto, Mussolini, dopo averla letta e corretta, diede assieme alla bozza corretta, gli diede la Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Sì, sì, più o meno era simile, molto simile, certamente. E questa Costituzione è stata fatta sulla base di un principio fondamentale di Mazzini, che è questo: poche leggi, ma fatte rigorosamente osservare. Certo, ma questo è esattamente il contrario di quello che succede in Italia, dove ci sono leggi su tutto e che nessuno fa osservare. Senti, posso dirti una cosa? Uno Stato serio, uno Stato etico, fa le leggi essenziali e poi sta alla moralità di ogni cittadino che ha senso civico di adeguarsi, rispettarle, adeguarsi e non fare il furbo. Capito? Perché tutto, tutto è nella socialità, nel senso che è uno Stato creato esclusivamente per favorire i cosiddetti furbi, che in realtà sono dei mafiosi e dei delinquenti. In questo caso nostro sì, ma nel caso di Mazzini, della Repubblica Italiana, della Carta del Carnaro, della Repubblica Romana, no. C'è la differenza tra quelle ricostituzioni allora e queste di oggi. Allora io vorrei leggere alcuni elementi che è bene che la gente sappia, perché stiamo parlando di Garibaldi e dobbiamo anche dire queste cose. Ti ascoltiamo. 9 febbraio, sotto il triumvirato Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi, Aurelio Saffi, mio quasi concittadino, è proclamata la Repubblica Romana. La decisione è adottata con 118 voti a favore e 26 contrari. 15 febbraio è costituito il nuovo ministero presieduto da Carlo Emanuele Muzzarelli. 1 luglio l'Assemblea Costituente di Roma dichiara decaduto il governo temporale del Papa, accordando al Pontefice le necessarie e famose guarentigie per l'esercizio del potere spirituale e promulga la nuova Costituzione. 3 articoli fondamentali. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Infatti, attenzione, non è del popolo, la sovranità è nel popolo. Nel popolo, certo, è bello. Questo è il fatto fondamentale. No, dico la parola. Non è una proprietà, è all'interno del popolo in quanto popolo. Sì. Questo è un discorso molto importante che abbiamo già affrontato altre volte. Certamente. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica. Quindi la sovranità è nel popolo e non può essere altro che nel popolo, e noi vogliamo che la sovranità italiana di oggi sia nel popolo italiano, il quale liberamente, se vuole, aderisce alla Costituzione dell'Unione Europea, se no no. Esatto. Così dovrebbe essere. Dovrebbe e deve essere. Articolo 2. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità, che sono i principi fondamentali della Rivoluzione francese. Sì, sappiamo. Eguaglianza, libertà e fraternità. Attenzione. Non riconosce titoli di nobiltà né privilegi di nascita o di casta. Articolo secondo. Attenzione, è importantissimo. Può esistere il concetto di eguaglianza senza libertà e fraternità? Non può esistere. No. Perché tu è inutile che mi dici tu sei uguale all'altro e poi a me mi fai pagare la tassa e quell'altro no. È chiaro? Capito. È chiarissimo, caro Giorgio. Uguale nell'ambito della mia libertà e della mia fraternità. Se mi togli la libertà in qualsiasi atto statale, non posso essere uguale. No. Oltretutto, non ho la libertà interiore e morale di accettare quell'uguaglianza. Eh sì. E questo lo dico alla Negretta, la faccetta nera che va in giro rompendo i coglioni pur essendo ministro di questo stato di merda. Capito? Invece di ringraziare
l'hanno presa dalle acque, capito? Manco fosse Mosè. Appunto, manco fosse Mosè. Invece... dalle acque l'hanno presa, è stata presa dalle acque. Perché non si è fermata a Malta? Dove hanno origine i cavalieri di Malta, servi del papato, sempre stato al servizio del papa. Perché non si è fermata lì, invece di venire in Italia, a insegnare le sue cose, invece di dire grazie che mi avete raccolto dalle acque, grazie di avermi fatto ministro, non essendo né degna, perché non sei nessuno, non hai criteri giuridici, di civiltà. Mi domando come è stato possibile diventare un ministro di questo popolo. Come ha fatto il ministro una donna lì? Mi domando, come è stato possibile fare ministro una donna del genere? Mi domando ancora. L'hanno presa come hanno preso quella che hanno fatto diventare, è la stessa razza, sì, manca solo il colore della faccia. Sì. L'hanno fatta diventare presidente della Camera, chi è? Ma pure Boldrini, mamma mia, lascia stare. Appunto. Lasciamo perdere. Va bene, allora, ritorniamo a questo discorso. Non esiste libertà se non c'è fraternità. Non esiste uguaglianza. Io posso essere uguale, tu vieni da me e dici, mi hanno fatto ministro, e chi cazzo se ne frega? Mi hanno fatto ministro e vado dicendo che gli italiani devono disobbedire alle leggi italiane e devono accettare liberamente l'arrivo di tutti questi sciagurati condotti qui dagli schiavisti, dalle navi schiaviste, che fanno parte dello stesso giro, sono sempre loro. È sempre loro, sì. Ma infatti, ti volevo dire... capito? Mi domando, questi qui ricevono dei soldi per venire qua, cioè pagano un pedaggio, ma anche abbastanza pesante, no? No, loro pagano lì, il pedaggio, al loro paese, il pedaggio fare per i signori. Salire sulle navi negriere. Ma infatti. Poi lo Stato paga il pedaggio alle associazioni pretesche, sì, perché sono tutte cooperative dei preti, che assistono questi poveracci. Infatti. Capito il giro qual è? Esatto. E allora il Papa va lì a dire prendiamoli, questi altri soldi vanno a lui. Appunto. È così che succede. Allora... siccome il Papa di questi soldi non ha bisogno, perché faremo quanto prima sapere quali sono stati gli incassi del papato in questi ultimi 2000 anni, per riuscire a far capire i soldi che hanno questi signori, basti pensare che in epoca, ad esempio, riforma protestante, e pre-riforma protestante inglese, sì, il papato prendeva le decime, no? Sì, esatto, prendeva tanti soldi. Che cos'erano le decime? Era una tassa del 10%, esatto, sul prodotto interno lordo di quel paese, no? Adesso lo chiamiamo PIL, no? Sì, non potevi fare una cosa se non pagavi la decima al Papa. Allora, perché il Papa non ci viene a dire quanti soldi ha accumulato nei 2000 anni delle decime che prendeva? Sarebbe una fortuna immensa. Secondo me i conti non si sanno ancora. A pretendere che gli altri gli devono i soldi a lui per assistere le navi negriere, quelli che vengono scaraventati sul suolo italiano dalle navi negriere. Purtroppo. Allora è molto interessante come questa Costituzione, vedete come sono le coincidenze della storia, questa Costituzione è stata elaborata ed è nata in opposizione al potere temporale della Chiesa, non è nata come tante piccole repubbliche che ci sono oggi in un'isoletta dell'Atlantico o in un'altra isola metallica per l'estrazione del petrolio, è nata in opposizione al potere temporale, ecco dove nascono le cose. È lì che bisogna capire la faccenda, hai ragione. È chiaro, no? Sì, chiarissimo. Andiamo avanti. Articolo 3. La Repubblica, con le leggi e con le istituzioni, premuove il miglioramento delle condizioni morali del popolo. Capito? È questo che conta. Perché nessuno pensa alle condizioni morali del popolo. Solo materiale non basta, il materiale. Senza la moralità e la cultura. Articolo 3. Il sapere, insomma. L'articolo 3 della Costituzione.
La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, di tutti i cittadini. Dimmi cosa fanno questi mascalzoni qui asserviti agli accordi tra il potere temporale del Papa, rimesso in auge nel 1945, con lor signori che controllano le vie di comunicazione dell'oro e dei diamanti, se esiste un qualcosa che tutela il progresso morale del popolo italiano. Io direi che è esattamente il contrario. Ma esattamente, è il contrario, questo è ovvio, si vede, tutti lo possono vedere e capire, se vogliono veramente vedere e capire. Di recente l'unificazione, l'Unione Europea ha contestato all'Italia che non utilizza i fondi dell'Unione Europea stessa. E quel poco che utilizza, li utilizza per organizzare serate musicali nelle piazze e quant'altro. Cioè, esattamente il contrario dei principi di questo. Quelli sono i soldi dell'Europa che l'Italia utilizza per far cantare, ballare i ballerini, far cantare i cantanti rock e ogni tanto fare qualche battesimo nel Busento. Anche quello, purtroppo anche quello. Altro che solo appunto, mi piacerebbe vedere Nico Vendola vestito, capito, con una pelle di pecora che battezza i suoi sodali sul Busento. E i padrini lo farebbero i sibariti. Sempre appunto. Sibariti eletti come cittadini ufficiali di questo stato de merda. Purtroppo. Leggiamo un'altra cosa che è importantissimo, è che il quarto articolo, la Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l'italianità. E questo veniva scritto in una piccola repubblica del 1849. Propugna l'italianità. Questi fanno il contrario. Questi adesso autorizzano le università a iscriversi e parlare esclusivamente in inglese, a fare gli esami in inglese. Infatti, anche a questi siamo arrivati. E questa è l'ultima. Poi diremo le prossime volte. I municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. Bello. Questo principio fondamentale, che verrà poi ripreso nella reggenza del Carnaro. Sì, da il libro detto prima, di Gianluigi Manco. Grazie ad Alceste De Ambris e a Gabriele D'Annunzio, è un concetto importantissimo. Perché? Perché l'autorità dei municipi è tale per cui oggi noi possiamo dire che il municipio può emettere moneta propria. Infatti, l'esperimento di Auriti con il SIMEC, lì in Abruzzo, Guardia Grela, là. Esatto, non solo di Auriti. Ma bisogna ritornare alla moneta pura. È una convenzione internazionale ormai. Bisogna ritornare alla moneta pura. È una convenzione internazionale. Allora, certo. Continuiamo su alcune cose che abbiamo già detto in relazione a Garibaldi. Allora, c'ho qui alcuni punti che avevamo saltato ieri in conclusione di questo nostro intervento. E sono quelli. Abbiamo parlato che Garibaldi era l'unico che vinceva le battaglie, no? Sì, con una piccola differenza. Devo dirla, la piccola differenza. 8 anni dopo il viaggio a Roma, di Garibaldi a Roma, nel dicembre 1833, Garibaldi incontrò per la prima volta Mazzini a Marsiglia e ne ebbe la filiazione alla Giovine Italia. Esatto. Attenzione, Mazzini, che ne dicono, non è mai stato un massone. Interessante questo. Allora, dice, ma com'è, non è stato un massone? Mazzini non è stato un massone. Dico, non aveva bisogno perché aveva fondato la Giovine Italia. Ecco, mo ci siamo. Ma non era un massone, no. Poteva non esserlo. Poteva, se poi le opere di Mazzini vengono prese in considerazione dai massoni, è un altro discorso. Vabbè, allora, se poi cultura, l'associazione mazziniana,
che coltiva il pensiero mazziniano è composta da massoni, è un altro discorso. Ma certamente. Mazzini non è mai stato massone. E non aveva ragione di esserlo, perché aveva un'altra organizzazione sua, che si chiamava Giovane Italia. Infatti. Tra l'altro, lo spirito della Giovane Italia era antitetico a quello della massoneria, perché lo spirito era uno spirito avventurioso, era uno spirito di volontaria, di volontariato, mentre la massoneria per natura è un'organizzazione di gente che trama negli scantinati. Chiaro? È vero. No, dicevo di Garibaldi, una precisazione. Garibaldi ha vinto tutte le battaglie, eccetto una, Calatafimi, cioè nel senso che lì gli fu preparato il piatto da generale borbonico Lanza, che era corrotto già da prima. Lì anche questo discorso. Allora noi che cosa è successo nell'ultima guerra? No, beh, la stessa cosa. Cosa è successo nell'ultima guerra? Onore Garibaldi, ma ricordiamoci che Calatafimi non fu proprio una vittoria sua, cioè nel senso strategico tutti militare. Ma le ammiragli che si arrendevano. Capito? Che fine hanno fatto le nostre Augusta e quell'altra isola? Giorgio, la fine del regno delle due Sicilie è uguale, identica, precisa a quella che ha fatto l'Italia fascista cent'anni dopo. Cioè, no, diciamolo 80 anni una dopo. Volta per tutte, no? No, 80 anni diciamolo dopo. Una volta per tutte. Sì, certo. È inutile che certi pseudofascisti, neofascisti ci vengono a contestare certe cose. Ma non lo sapevo. Pensassero a quello che è successo. Appunto. Lo affronteremo a suo tempo in relazione alla documentazione che ci ha lasciato il tenente colonnello dei Carabinieri, che poi quello che arrestò Mussolini a Villa Ada, sì. Che era? E che era tra l'altro un mio concittadino, che si chiamava? E che finì alle fosse Ardeatine. E si chiamava? Ti ricordi? No, non mi ricordo più il nome. Vabbè. È un nome che mi entra in testa e mi esce dallo schifo. Mente, ma non mi viene in questo momento. Vabbè, comunque niente, uno va a vedere. Niente, è un nome che mi entra in testa e mi esce dallo schifo. Lo schifo. Questo mi è piaciuto. Allora, attenzione. Si sarebbero rivisti Garibaldi e Mazzini a Bergamo nel 1948, ove Mazzini distribuiva ai legionari italici anelli di ferro su cui era inciso un teschio. Mi viene in mente l'SS. Vedi un po' da dove vanno a prendere l'insegnamento certe persone. Appunto. No, dico. Mazzini ha insegnato anche a quelli. Anche a quelli, punto. Nel 1948. Appunto. Capito? 1848, sì. Onde fare di quei volontari una compagnia della buona morte. Pro aris et focis. Quindi Mazzini è stato il precursore della Thule Gesellschaft, insomma. E per forza. Quindi i signori tedeschi. Il legame c'è per forza. No, dico i signori tedeschi devono dire che devono parlare de, cioè l'autore. Troppe ne hanno imparate loro. No, ma devono dirlo, non mai esempio, detto però, Ottima, tu ad esempio Lili Marlene, una bellissima canzone. Caspita. Che è stata copiata dalla bella Gigogin. Ah. Sicuro. Te la ricordi la bella Gigogin? Ma come no, quella bella Gigogin. Allora, vedi se non è la stessa. Ma ricordo sì. Lo stesso ritmo. Che poi la cantata Giro Cinquetti, la cantata. Sì. Tanto c'è qui mio padre che la sua era della campagna del 1848-49. È una marcetta militare. Di cui è stata copiata pari Lili Marlene. Ah, questo non lo sapevo. Questa qui, guarda, è una cosa inedita. No, ci sono arrivato io. Ci sono arrivato io. E come ho fatto arrivarci, scusa? Poi dopo tu pensaci. Ma scusa, cantati la bella Gigogin, poi scusa, mettici sotto. Se io faccio il tono emotivo, la stessa cosa. Quella bella Gigogin, e poi vado a cantare.
E allora non mi dica la stessa cosa? Eh? Ma sì, c'è. È la stessa cosa. Ci può essere. Non mi sa che non è. Non cantalo, cantalo, ad esempio, la bella Gigogin, cantala a un tono più basso. Mm-hmm. E ti viene fuori l'inima lei, certo, la dovevano cambiare, l'autore la deve, lo doveva cambiare, no? La spassiculo su spusin, e invece cantando l'inima lei, non te hai lanterna, no, dice così, allora la bella Gigogina è questa. A 13 anni faceva l'amore. Dai, che avanti un passo. Allora, piglia le Timberland. Tutte le sere sotto quel fanale. La stessa musica. Sì, è vero, il motivo. La tonalità, hai ragione. Casper, questo. Ma tu, scusa. Ma tu, un momento. Ci arrivi tu? Oppure c'è un fatto vero che no, hanno copiato quella canzone qua? Una mattina, che io generalmente, mi succede questo, ogni mattina mi sveglio con un motivetto in testa. Ecco. E che è sempre diverso, e io lo segno nella mia agenda. Ma però? Ogni mattina segno il motivetto che mi sento in testa quando mi sveglio. Ah, quindi tu pensi che sia stato possibile che i tedeschi hanno copiato Lili Marlene sul motivo della bella Gigogin? No, sei sicuro, è copiato, è preciso. No, può essere. Io penso che tu non ti torti. Non hai tutti torti. Non hai tutti torti. Va avanti. Poi ancora Roma nel 49, siamo, caro Tadur, il vincolo cameratesco e familiarità con sorella morte, saranno poi sentimenti vissuti fortemente e unitariamente dai garibaldini. Mm-hmm. Bello anche perché testimonia del sentire classico delle camicie rosse. Mm. Il dialogo tra Francesco Nullo e Alberto Mario mentre sono a Napoli nel 1860. Si è preparato una gran bella cena, ma Mario deve partire per una missione. E i frutti del mare? Domanda Nullo. Al ritorno, risponde Mario, ma se cadi, offrili ai miei mani e fa le libazioni d'uso. Ah. Però. Chiaro? Molto bello. Questo è il sentire di queste persone. Caspita, che differenza. Cazzo, ragazzi. C'entra la massoneria qui, mi piacerebbe proprio saperlo. No, ma non c'è dubbio, cioè io non ho dubbi su questo, davanti a questi poi fatti qui. Sarebbe morto volontario, mi pare, in Ungheria, adesso ricordo in un quale rivoluzione dove era andato a combattere. Mm-hmm. Beh, voglio dirti queste cose qui, questi fatti che tu stai mirabilmente descrivendo, credo che devono far riflettere a tanti di studiarsi bene certe cose, di non essere prevenuti per partito preso. Cioè, l'Italia è all'origine di tutte queste cose e basterebbe leggersi quel bellissimo libro scritto da un grande scrittore francese. Sì? Che era? Che è scritto Saint-Loup, Saint-Loup. Saint-Loup, ah, Saint-Loup, sì, questo sì, l'ho letto. Se il lupo, cioè, bello, ecco, ho capito. Per capire lo spirito che avevano loro e che lo spirito che ci avevano anche i francesi nella campagna di Russia. Ti posso dire una cosa? Sì. Ma vuoi vedere che questi qui hanno copiato tutto da Mazzini e non ci ha detto nulla? Esatto, è così. No, ma guarda, è così. Un esempio questo qui, ma guarda, quello che stai dicendo è una cosa, cioè, anzi io mi auguro che qualche professore lo ascolti questa cosa qui che dici tu, qualche ricercatore universitario che possa fare un'indagine su questa cosa qui, ma guarda che stai dicendo una cosa, guarda, io non ho parole, interessantissimo. Certo. Interessantissimo. Certo. Guarda, basta mi sa tanto che a questo punto, scusami, 1848, 1940, cioè, sono passati 80 anni circa, certo, cioè anzi no, 70, passati anche un secolo, 78 anni da uno all'altro, è passato e abbiamo secolo. Qui delle, insomma, fa quasi 80 anni, abbiamo qui delle coincidenze spaventose, molto interessanti, voglio dire, no, spaventose, è naturale, veramente incredibili, è naturale, guarda, capito?
Allora, a questo punto qui i signori tedeschi ci devono pagare i copyright. Ma tanto hanno sempre copiato, dai. Vabbè, ma però... Gli italiani sono sempre avanti a tutti, sono sempre stati avanti a tutti. I primi sono sti cialtroni di nostri concittadini che non riconoscono queste cose. Purtroppo, grandissimo. Allora, andiamo avanti. Bene, andiamo a concludere, tutti Giorgio. Tutti in risorgimento, peraltro... Dobbiamo concludere tutti 5 minuti. Risorgimento. Sì. Sì, sì, sì. Tutto il Risorgimento, peraltro, vive di una concordia discorso tra i suoi protagonisti. È vero, perché la gente è libera. C'è stata sempre una concordia discorso tra Garibaldi e Mazzini. Anzi, fisicamente non si potevano sopportare, presumo, sono convinto. Mazzini, sai, tutto chiuso, tutto formalista, tutto vestito di nero, eccetera, che suonava la chitarra. Quell'altro brutale, violento, sciabolatore, bastonatore, caratteri completamente diversi. Sì, ma se tu parli di Mazzini Garibaldi, insomma, le cose stanno così. Cioè, dici Mazzini Garibaldi, dici tu. Certamente. Appunto, sì, in questo caso sì, beh, Garibaldi non è che era violento, era un idealista. No, beh. Patriota non che combatteva decisamente le battaglie. Garibaldi non scherzava. Ma infatti, non scherzava. Capito? Capisci? Cioè, certamente in battaglia non guardava in faccia se nessuno. Se un garibaldino si permetteva a rubare da qualche parte, lo faceva fucilare immediatamente. E faceva bene. Perché è giusto. Perché la disciplina deve essere sempre rispettata. Cazzo, altro che essere la disciplina, se deve essere rispettata. Allora, 63. Allora. Altre tre o quattro frasette e poi anche questa puntatina l'abbiamo finita. No, la rifacciamo ancora, continuiamo questa qui, eh? Indipendenza. Dobbiamo rifare un'altra. È un articolo. Continuare, cioè. È un articolo eccezionale, ripeto, l'autore si chiama Sandro Consolato. In tre guerre di indipendenza in cui le truppe regolari dell'esercito piemontese, prima, e italiano poi, conobbero sì i loro momenti felici, ma quello che più contava soprattutto agli occhi degli stranieri erano le sconfitte di Custoza, 48, di Novara, 49, poi ancora Custoza e Lissa, 66, nonché l'umiliazione di vedere la Lombardia ed il Veneto contenute non dall'austriaco sconfitto ma girate da Napoleone III. Le armi garibaldine risplendono vittoriose contro gli austriaci a Luino nell'agosto del 48, dopo l'armistizio salasco, contro i francesi a Civitavecchia e i napoletani a Palestrina e Velletri nel 49, di nuovo contro gli austriaci a Varese e a San Fermo nel 59, esatto. Contro i borbonici da Calatafimi a Volturno, che tutti hanno ammesso, tutti quanti, anche von Moltke dichiarò che la manovra militare della battaglia del Volturno è stata eccellente. Sì, per dirlo sì. Von Moltke, direi che ci sono non era un prussiano, non era Garibaldi un avventuriero. Ma no, certamente. Un avventuriero bandolero, capito? Come dicevano sti stronzi. Appunto. I borbonici carattolino nella campagna del 60, per la terza volta contro gli austriaci al Monte Sullo e a Bezzecca nel 66. Esatto, ricordiamoci Bezzecca, anche per l'ultima vittoria Garibaldi, l'ultima, poi dopo non c'è, poi, quando dovete, no, ma Garibaldi ha combattuto anche a difesa della Repubblica Francese. Sì, è stato dopo, eletto sì. Membro della Comune di Parigi. Sì. Ma addirittura non quando dimentichiamo che i suoi nipoti, perdono, i suoi figli... Perdono con onore. Scusa, i suoi nipoti, i suoi figli hanno combattuto a Bligny. Anche loro nel 15. E qui sì, a Bligny hanno combattuto. Nel 14 e nel 15. Esattamente. Quindi la tradizione è continuata in famiglia. Sempre nello stesso punto, nei Vosgi, sempre nello stesso punto. Che nel 70... Quando i garibaldini perdono, perdono con onore. Quando si ritirano è a malincuore e per ordine superiore. È che Garibaldi fu un meraviglioso xiatria italico e sentì così connaturate le virtù guerriere da poter dire, amanti della pace, del diritto, della giustizia, è forza nonostante concludere con l'assioma di un generale americano. La guerra è la verdadera vita
dell'ombre. Bella frase. La guerra è la vera vita dell'uomo. Certo, molto chiaro. Uno spagnolo che lo capisce anche chiaro. Bambino della Spromonte. Il motto citato era del generale uruguaiano Fructuoso Rivera. Esemplari virtù guerriere furono proprie nella famiglia Garibaldi, specialmente al nipote Ezio, l'eroe del Col di Lana, gran mutilato di guerra, onorato dall'Italia e decorato dalla Francia con la Medaille Militaire, la più alta onorificenza francese per valore sul campo di battaglia che neppure De Gaulle ha mai ottenuto. Bellissimo questo, bella questa notizia. Questi nostri critici di Garibaldi, perché è massone, andassero a chiedere quanti hanno ottenuto queste cose sul campo dei loro compagnucci, dei loro amici, figli dei preti, asserviti ai preti, che un giorno baciano il piede del Papa e l'altro giorno baciano la coda della tonaca. Purtroppo. Hai ragione. Hai capito? Benissimo, Giorgio. Che senti, non rompessero ora... i coglioni. E questo è appunto. Bene, Giorgio, allora dovremmo chiudere. L'ultima cosa. Sì. Mi piace ricordare che il giornale di Ezio Garibaldi, Camicia Rossa, e lo ricordo molto bene, c'è la fotografia di qui a casa. Bene, di Ezio Garibaldi assieme a mio padre. Ce la fai vedere. La prossima volta vicino la fai vedere. Alla famosa capanna Garibaldi dove morì Anita. Vicino a Ravenna? Sì, sì. Tra il mare e Ravenna. Mi piace ricordare che il giornale di Ezio Garibaldi, Camicia Rossa, ospitò in data 11 giugno 1928 lo scritto pagano di Evola, L'Aquila e il Fascio. Bello. E che fu proprio la pubblicazione garibaldina a difendere l'esoterista romano quando i suoi articoli destinati a dar vita a imperialismo pagano furono bersagliati dal fronte guelfo conciliarista. Ho capito. Un appoggio di cui lo stesso Evola sottolineerà la positiva dimensione spirituale, vedendo fatta propria da Camicia Rossa, grazie alla pena di Gioacchino Contri, l'idea del ritorno alla tradizione romana più viva e operante. Benissimo. E con questo ritengo che valga la pena di chiuderla. Certamente bisogna chiudere. Senti, riprendiamo il discorso a più presto e lo completiamo, anche perché vedo che è una marea di informazioni che io non ho mai visto prima, mai sentito prima e mai lette prima. Certo. E secondo me sono sicuro parte, che sono l'unico a non saperlo. È una parte di quello che c'è scritto in certo, questo librone qui. Grande, grande. Allora Giorgio, ti ringrazio e alla prossima. Grazie a te. Pensa tutto a tu, tutto. Pensimi, come dicono sotto il Duomo. E pensimi, ci penso io. Come diceva il cavaliere, no? Sì. Te lo ricordi il cavaliere? Ah, beh, il cavaliere sa cavaliere. Te lo ricordo. Che sì, pensimi, ci penso io. Questa è la ragione per cui a Berlusconi gli hanno messo nome il cavaliere, eh? Sì, lo so. Beh, Milano, il Bauscio, il cavaliere. Insomma. Il grande Tino Scotti. Insomma, il grandissimo com'è. Tino Scotti. Va bene. Ti saluto e a presto. A presto anche a te. A noi, ciao. Ciao.